seconda, ancora un'altra testimonianza, una nonna che ha perso le sue nipoti, ma è anche una sopravvissuta al disastro qui di Onna. Vediamo. Ho perso due nipotine, una lì e una là. Quanti anni avevano? Una 27 e l'altra 16. La casa distrutta, tutta distrutta, non ho più niente. Sono rimasta, ecco, quello che porto addosso. Ma lei ieri era qui? Sì. Sì, sì, ho sentito la scossa delle 11:15, sono uscita fuori, però ormai eravamo abituati perché ne facevano continuamente. Non ho visto nessuno, solo una donna. Ho detto, vabbè, ritiriamoci, fa freddo. E mi sono messa a guardare la televisione. A una certa ora mi sono seccata, dico, vabbè, vado a letto, ormai dobbiamo convivere con questo. Quindi non so se erano le 2, le 2:30, non lo so, con l'esattezza è che tutto buio, non ho potuto guardare l'orologio. E mi sono sentita cadere addosso i calcinacci, i mattoni, ho avuto lo spirito di prontezza di prendere il cuscino e mettermelo in testa, scappare verso l'uscio, al primo piano stavo. E niente, le porte bloccate dai calcinacci, un macello. Proprio un'apocalisse vera e propria. Sono rimasta bloccata sotto una trave fino alle 9:30 stamattina. Alle 9:30 mi hanno liberata con una scala, però casa è completamente distrutta. Avevo una bellissima casa, non ce l'ho più, ma non mi interessa perché ci siamo salvati. Niente, queste nipotine. Un dolore forte che non si contiene. Ce le racconta le sue nipoti? I miei nipoti. Una lavorava con i genitori dell'azienda loro e l'altra studiava, faceva conservatorio, molto brava a scuola e faceva il liceo. E quindi, ecco, sono morte. Prima di restituirvi la linea da Onna, soltanto vi diciamo che nel parco, qui dinanzi alle macerie della frazione, in queste ore Vigili del Fuoco e Protezione Civile stanno creando un vero e proprio centro direzionale per portare avanti tutte le operazioni di soccorso nei paesi limitrofi a Paganica, l'epicentro del sisma della notte scorsa. Grazie Giacinto. Allora, c'è una importante precisazione a proposito del ricercatore Giampaolo Giuliani, di cui abbiamo parlato e che è quel...